Benvenuti su questa nuovissima storia, anche un poco spaventosa. Vi dico solo che questa studentessa che abitava in una fattoria doveva solo fare una ricerca sul Mida, ma chissà com'è andata a finire. Vi lascio al video. La ragazzina stava camminando, stava per andare all'agenzia, il posto dove era Mida, per fare una ricerca. Arrivò davanti all'agenzia. Era impaurita, pensava magari che gli sarebbe capitato qualcosa di non tanto bello. Allora si preparò. Stava per entrare, era arrivato il suo momento. Bene, non ci sarà nessuno. Penso che Mida non c'è. Ecco qua, sono veramente, veramente nell'agenzia. Sento dei rumori strani, provengono da qui. Oh mio Dio, c'è un'anima. Vabbè, ma non fa niente, devo continuare a tutti i costi, perché io devo fare una ricerca per la scu mia scuola e sono una studentessa brava. So che ce la posso fare. Mida, so che non ci sei. Dove sei, Mida? Ti sento. Così la bambina trovò Mida e lo guardò negli occhi. Mida, ma cosa stai facendo? Vieni qui! Dov'è? Mida! Devo fare una ricerca su di te. Sei finito. Il tuo mondo deve finire. Non potrai più vivere. Scordatelo. Questo posto verrà eliminato. Rimarrà solo il centro come tuo ricordo. La bambina spalancò la sua ascia, la sua katana, come dirsi voglia. E non lo ritrovò più. La bambina era ferita, non sapeva dove andare. Chiese aiuto, ma non c'era nessuno, è rimasta solo con Mida. La puntò. E poi